Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Halo incontra Portal in questo frenetico FPS dove si può passare direttamente alle spalle del nemico creando un portale ben piazzato. Splitgate, Arena Warfare, cammina verso l'obiettivo, vado. Cammina accovacciato verso l'obiettivo, pronti, e rimango pure accovacciato. Salta verso il prossimo obiettivo e io corro. Salto. Continuo. Non mi fermo mai. Usa il jetpack per raggiungere la prima piattaforma. Jetpack. Pure la seconda. Schiacciando doppio A. Scusa, mo. Ah, perché c'è un cooldown che deve caricarsi il jetpack. Ok. Raccogliamo la carabina. Tenendo premuto, uccide il nemico con la carabina. Ok, c'è anche la mira con LT. Cazzo devo fa? Ah, fucile d'assalto. Raccogliamo il fucile d'assalto. Uccide i nemici con il fucile d'assalto. Ok, molto gustoso come sistema di sparamento, sinceramente. Questo da più vicino. Attraversa la fossa con i portali. Ah, ok, non devo tenerli premuti tutti e due, perché c'è scritto LB, chiudi i portali. Ok. Perfetto. Torna con i portali al punto di partenza. Allora, trick. E ballacche. E poi chiudiamo i portali. Raggiungi la prima piattaforma con i portali. Quindi uno lo metto qua. E l'altro lo metto lì. Fatto. Raggiungi la seconda con i portali. Oddio, dove cacchio è la seconda? Là sopra. Allora, molto praticamente devo mettere questo qua, quello là, là in alto. Poi tipo corro e col jetpack, mamma mia the best, attraversa il portale nemico. Raccogli le granate EMP. Lancia la granata verso il portale. Ah, per rompere i portali nemici. Utilizza il portale per trovarti alle spalle del nemico. Sbadabam. Uccidi il nemico attraverso il portale. Mamma mia. Crea un portale sopra il nemico. Come sopra il nemico? Wow, che bestia di roba. Congratulazioni per aver completato il tutorial. Ma ha trovato la partita, però credo che sia già iniziata. Team Deathmatch. Quindi se faccio trick e ballack, tac, mamma mia, mi sento facile la battaglia. Così si cambia arma, spero. Poi vediamo se troviamo qualche bel bambino da sculazzare. Fucile dal secchino. Dovrei mettere a posto un po' la sensibilità, se devo. Eccola là. Ok, cambiato un po' la sensibilità, ma vediamo. Ovviamente purtroppo bisogna capacitarsi di quello che si fa, perché comunque con l'ottica dell'avere i portali bisogna stare molto attenti a dove arrivano i tizi, dove saltano fuori, eccetera eccetera. Ho fatto un'uccisione alfa bastardo infame che mancava poco e lo segavo un'altra volta. Team Deathmatch a squadre, poi bisogna vedere anche. Allora metto questo qua e questo qua, mo voglio vedere se ci passa qualcuno. Bella sta cosa. Ah, anche i miei amici ci possono passare. Ah, uno lo metto lì e uno lo metto là.
In pratica io posso anche vedere se c'è qualche stronzolo. Che sta passando nei portali, no? Tipo qua c'è il mio amico che sta passando. Io ci passo, tac. Cioè, posso fare anche una cosa figa che ovviamente non ce la farò mai. Tipo col jetpack. Mamma mia, che cosa ho fatto! Però devo concludere. Se invece vedo un portale nemico, posso passarci dentro, se non mi ricordo male, altrimenti ci fico una granata e lo chiudo. Questo gioco sinceramente è molto più da computer, sinceramente. Da mouse e tastiera, ecco, come roba. Con il pad sì, si riesce a giocare perché tutti gli FPS si riescono a giocare anche col controller e ci mancherebbe anche. Però, mamma mia, uccisione assist, cioè. Bastardo. Aspetta, in questa pre-beta demo. No, ritorniamo indietro. Ok, lì alla puttanaccia schifosazza. Mamma mia, serie di uccisione che non si capisce com'è. Ricarichiamo. Tipo, io mi metto qua appostato nel portale per vedere qua se passa una situazione. Non è brutto davvero. Non è brutto davvero. Il fatto, ripeto, che uscirà anche un altro gioco. Prendiamo questo. Lemnis Gate, che invece dei portali ci saranno le meccaniche come si chiama lì? Oh là là. Saranno le meccaniche del loop spazio-temporale. Ci saranno mini round che durano pochi. E bisogna riuscire a rifare la stessa kill che si è fatto la prima volta. Una roba del genere. Questo lo piazzo qua, l'altro lo chiudo. Mamma mia, c'è questo gioco qua, basta, ho già capito, diventerò il The Pro Player of the World. Qua si torna indietro, qua tengo controllato la puttana Eva. Ah, bastardo, un lugazzo scappi. Strunzo. Mamma mia, killing spree! Questo l'ho segato pure prima! Mamma mia, killing spree totale! Come si fa a vedere a quanto siamo? Molto alla Overwatch, questa cosa. È bello! Mi sta intrippando molto come gameplay. Credevo che fosse un attimino più così la storia dei portali. Invece si usano molto tranquillamente. Certo, io potrei fare anche dei determinati giochi un attimino più power coi portali, eh. Se bisogna essere sincero, via fuga! Fuga inside the portale! Dai! E Vietze, eh? Bastardo! Tipo ci saranno gli obiettivi Sega 1 attraverso un portale, una roba del genere. Tipo io mi metto qua, tac, no! È morto uno dei nostri qui. Abbiamo. Mi dispiace, ma bro. Quando può essere potente quell'arma qui? Che va ricaricata, mamma mia, assist, uccisione, bro. Mori male? Nein! Mamma mia, The King Slayer. È molto divertente come gioco. Molto, molto divertente. Se mi danno anche la Game of the Match, cioè, potrei immediatamente metterlo nella wishlist. Anche questo. Mi è piaciuto un botto. Davvero molto, molto bello. Adesso vediamo se c'è una nuova mappa da provare.